Max Verstappen sente profumo di mondiale e l'olandese della Red Bull si prende anche la pole position del Gran Premio del Qatar, la numero 30 della carriera, e si prepara a vincere il terzo titolo ereditato. Gli basteranno 3 punti per laurearsi campione già oggi. Il campione del mondo sotto i riflettori di Losail ha chiuso le qualifiche con il tempo di 1 minuto 23 secondi e 778 millesimi davanti alla Mercedes di George Russell, staccato di 441 millesimi. Seconda fila per Lewis Hamilton a più 527 e Fernando Alonso più 591, maturata solo dopo la cancellazione dei tempi delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che erano stati secondo e quarto in pista, per superamento dei track limits. Da settimo è diventato così quinto Charles Leclerc con la Ferrari, che domani partirà dalla terza fila. Non supera il taglio del Q2 l'altro ferrarista Carlos Sainz, 12°, che domani prenderà il via dall'esterno della sesta fila divisa con Yuki Tsunoda. Lo spagnolo inoltre a fine serata ha preso un warning dalla FIA per aver ostacolato Verstappen in pista in un giro di rientro mentre Max si stava lanciando.